In breve, gli uomini che prendono il potere a ridosso e sotto protezione spartana, a ridosso della vittoria spartana e sotto protezione spartana nel 404, sono gli uomini i quali hanno pensato sempre che la vittoria del nemico li avrebbe finalmente messo in condizione di instaurare un governo non popolare, perché il demo non ha la conoscenza, la tematica socratica, no? Non ha la gnome, cioè la capacità di valutare. Questi uomini sono tutti legati a lui, sono il suo entourage, le persone che lui ha influenzato. Un testo, secondo me, capitale, inutilmente sospettato di non essere di Platone ma di scuola, che poi cambierebbe granché, cioè la famosa settima lettera di Platone, si apre con una autobiografia di quest'uomo, il quale dice che giovanissimo io, Platone, come tutti, ero portato alla politica. La politica era giustamente l'attività più alta, ero vocato, sapevo quanto mal governata fosse la mia città, però andarono al potere, quando io mi affacciai alla politica, i miei congiunti e i miei amici. Il capo dei famosi 30 era Crizia, zio di Platone, un altro era Carmide, suo cugino. Quindi l'elite che prende il potere nel 404 è socratica di formazione. E lasciamo da parte il caso Alcibiade, perché Alcibiade è addirittura innamorato di Socrate, come dice, gli fa dire Platone nel Simposio, lo ammira da ogni punto di vista ed è alla fine il personaggio su cui si concentra l'ostilità della città in più riprese, però anche con oscillazioni, perché quando rientra dopo il primo esilio addirittura viene fatto strategos autocrator, cioè gli vengono dati i poteri straordinari, non di uno stratego come gli altri. Questo gruppo di potere, abbiamo nominato Senofonte, Senofonte è l'ipparco dei 30, quindi è tutto quel gruppo lì che si è formato accanto a lui e governa finalmente con gli oligarchi radicali in quel 12 mesi scarsi del governo dei 30. Quando, poco dopo la presa del potere da parte dei 30, che sono anche raccontati nelle fonti in maniera abbastanza faziosa, sono antiplutocratici, fanno fuori un sacco di gente tra i ricchissimi, quindi c'è anche un problema oligarchi però antiplutocratici, punto interrogativo. Poco dopo la presa del potere c'è una reazione di parte popolare, diciamo così, di un leader, Trasibulo, che era stato già nemico degli oligarchi nel 411, con pochi partigiani, potremmo dire 70 uomini, organizza un inizio di resistenza, guerriglia nelle campagne dell'Attica, finché riesce a padronirsi del Pireo, il porto tradizionalmente democratico, i marinai, l'arsenale, eccetera, e quindi due città, una controllata da Atene, dominata dai 30, e Pireo. In mano ai democratici, e si combatte sul terreno nella battaglia di Munichia, che è una località portuale vicina al Pireo, viene ucciso Crizia, quindi i 30 sono decapitati, hanno perso il capo, c'è una crisi all'interno. Chi non era d'accordo con i 30 se ne andava al Pireo, scappavano dalla città in massa. Quando si restaura la democrazia sotto la spinta spartana, si dice quando il popolo è tornato, il rientro del popolo, cioè è una massa di persone che se n'è andata. Quelli che sono rimasti in città, Socrate per esempio, ma anche Aristofane, molto probabile,
vengono considerate con sospetto. Perché sei rimasto in città? Ora, come ho ricordato prima, ma stiamo per finire questo complicato racconto, come ho ricordato prima, la pacificazione avviene in due tempi. L'atto di pacificazione che noi conosciamo, per fortuna, perché quel libro di Aristotele, o attribuito ad Aristotele, che si chiama Costituzione degli Ateniesi, trascrive l'atto di pacificazione. E ci sono le clausole: sono punibili soltanto quelli che hanno ucciso di propria mano o ferito di propria mano, quindi i reati di sangue non si estinguono, ma tutti gli altri reati sono amnestiati. E Senofonte deve aver fatto qualcosa di grave perché se ne va, quindi non vuole usufruire dell'amnistia, non può quella fare. Ma questo primo accordo comportava la divisione dell'Attica in due stati: Atene, torna democratica, e Eleusi, che è sulla strada verso il Peloponneso, luogo importante dal punto di vista sacrale, no, i misteri, eccetera, agli oligarchi, i quali hanno questa piccola repubblica oligarchica. L'equilibrio viene rotto con l'inganno, questi a un certo punto si sparge la voce che stanno preparando una revanche, cosa di molto difficile, chiamati a colloquio, massacrati tutti quanti, tranne quelli che scappano, come forse Senofonte. E c'è un secondo accordo, e Senofonte racconta questa storia con una certa amarezza e dice: ora, quando lui sta scrivendo queste cose, il popolo rispetta il giuramento, come dire, la prima volta non l'ha rispettato. Arriviamo all'anno 400, cioè alla vigilia del processo. E dal corpus dei discorsi di Lisia, di questo signore che poi era siciliano di origine, figlio di un ricchissimo signore che produceva armi, Meteco, nel senso che non aveva la cittadinanza, ma risiedeva, un amico di Socrate, in casa di questo tale Cefalo si svolge il dialogo Politeia, no? La Repubblica si svolge lì. E lui viene colpito dai 30, dà il più aiuto che può ai democratici, fa l'avvocato e si imbarca in una serie di processi, uno riguarda lui personalmente, fra l'altro, di rivalsa su quello che è stato fatto durante la guerra civile. Quindi in barba, potremmo dire, all'amnistia, alla seconda amnistia, ci sono processi che chiedono la resa dei conti a chi è sospettato di essere stato responsabile di reati gravi. Quindi c'è una serie di processi, e in questo gruppo di processi si deve collocare quello del 399. Ora, l'accusa non crede negli dèi della città, corrompe i giovani, va bene, a rigore è una forma elegante, diciamo così, incentrata sull'aspetto religioso e moralistico, che fa colpo su un pubblico di 600 giurati che sono dei giudici popolari scelti a sorte. Insisto sul fatto che Atene è una città bigotta: Alcibiade se ne va per non essere processato perché è accusato di reati sacrali, di ridicolizzare i misteri e le usini a casa sua, per questo viene processato in contumacia e se ne va a Sparta, eccetera. Ma dietro questa formulazione depositata nell'atto d'accusa c'è tutto il resto. Non crede l'idea della città, sembra quasi richiamarsi alle nuvole di Aristofane, no? Perché lì Socrate elenca delle divinità inesistenti, cioè fuori dell'ordinario, come sue proprie divinità. Ma corrompe i giovani è una frase che implicitamente dice: hai allevato una classe dirigente che ci ha portato alla rovina. Quello vuol dire corrompe i giovani, non che li sporta in discoteca e li tiene fino alle 4 di notte a bere, non so, alcolici o superalcolici. Vuol dire quello. E noi lo sappiamo questo perché il buon Senofonte,
che a un certo momento della sua vita si è messo a scrivere i ricordi dei suoi colloqui o dei colloqui cui ha assistito con Socrate protagonista. All'inizio di quest'opera sua, Memorabili, scrive quella che potremmo chiamare la sua Apologia di Socrate, che non è quell'opuscoletto intitolato Apologia di Socrate, sempre sotto il suo nome, che mediocre invenzione, forse addirittura può essere persino non sua, ma insomma non ci interessa. I Memorabili si aprono con delle pagine vibratamente apologetiche, in cui lui prende di petto la questione e dice: un tale, l'accusatore, lui chiama sempre così, l'accusatore, il kategoros, probabilmente si riferisce a dei pamphlet circolanti contro Socrate o di un tale che si chiamava Policrate, o si riferisce proprio agli stessi accusatori, al di là della formulazione depositata. L'accusatore dice, sostiene che Socrate intanto meritava di essere condannato perché i suoi allievi sono stati Alcibiade e Crizia, cioè i due principali artefici della rovina della città. Dal punto di vista democratico, si capisce, questo è chiaro, della tradizione democratica ateniese, e porta una serie di argomenti abbastanza fragili, formalistici, dice: non è vero che corrompeva i giovani perché aveva una vita assolutamente specchiata, era povero, una vita austera, quindi dove era? Se lui come maestro era il modello, certo non era un modello corruttore. È chiaro che finge di non capire, perché non di questo si trattava nella frase corrompe i giovani. Poi c'è quanto da Alcibiade e Crizia, finché sono stati amici di Socrate sono comportati bene, poi quando l'hanno abbandonato sono diventati un flagello. Ma che c'entra Socrate? Che altro argomento debolissimo, formalistico, tra l'altro perché appunto la presenza di Socrate in città durante il governo di Crizia e degli amici suoi era di fatto un appoggio a questa esperienza. E anzi lui dice, quando, perché sa benissimo che l'accusa è se è rimasto in città, dice: però poi è arrivato ad un attrito con Crizia quando Crizia era al potere, e racconta un certo episodio che Crizia e Caricle sarebbero andati da Socrate a dirgli: non devi insegnare la retorica. E lui fa una serie di domande anche un po' causidiche. Non sappiamo se questo colloquio abbia veramente avuto luogo. Semmai c'è un altro episodio, quello più significativo, che cioè a un certo momento Crizia e gli altri hanno ordinato a Socrate di andare a prelevare un tale Leone, nativo di Salamina, ricco signore, predestinato quindi a una condanna. Quindi Socrate avrebbe avuto in tal caso il ruolo così del killer, di chi va a prendere quest'uomo per portarlo a che gli faranno bere la cicuta o comunque lo faranno fuori. E Socrate si rifiuta, ben sapendo che in quel clima di guerra civile questa disobbedienza la poteva pagare con la vita lui stesso. E nell'apologia lo racconta e dice: me ne andai a casa tranquillo, sapendo che mi sarebbe capitato qualcosa di molto grave, però poi quelli caddero e quindi non mi è capitato niente. Vabbè, questo è l'apologia di Platone, ma Senofonte fa raccontare lo stesso episodio, quindi questo è un episodio sintomatico, cioè del fatto che Socrate non è poi un ideologo dei 30, è un uomo la cui critica andava nella stessa direzione, che ha influenzato, anzi alimentato, la riserva radicale contro la democrazia assembleare, con il suo dubbio costante, con la sua attitudine di Tafano controcorrente, ma poi ha continuato ad essere controcorrente anche dopo, quindi inviso a Dio e agli nemici sui, in certo senso. Per cui nella settima lettera poi Platone dice: avevo tantissima fiducia in quel governo dove c'erano i miei amici, parenti, eccetera, ma loro hanno minacciato il mio maestro, l'uomo più saggio di tutta l'Attica,
Poi venne la democrazia, io speravo, e invece la democrazia lo ha ammazzato. Allora mi sono convinto che nessuno dei regimi politici conosciuti è quello accettabile, bisogna inventarne uno completamente nuovo, i filosofi al potere. Va bene, questo nella settima lettera. Sarei però incompleto nell'esposizione che ho fatto se non dicessi per 2 minuti quanto segue. Abbiamo nominato Antifonte, no? Abbiamo detto che questo signore è il leader della presa del potere oligarchica nel 411, esercita l'insegnamento sofistico per chi non vuole andare ad ascoltare, non fa politica, dice Tucidide che ne tesse l'elogio, perché non accetta l'assemblea, la ritiene un interlocutore impossibile, ignorante, selvaggio, assiste gli amici in tribunale quando sono in pericolo. Questo Antifonte, se è la stessa persona, si può discutere all'infinito naturalmente su questo, e quindi è un atto di fede il mio di dire è la stessa persona. Il nome poi è molto diffuso, Antifon, quindi potrebbe essere l'autore di un opuscolo, di un trattatello filosofico intitolato Sulla verità, che noi non conoscevamo se non perché c'era il titolo, invece un frammento di papiro comprato all'inizio del Novecento contiene una porzione non piccolissima di quell'opera. Lo sappiamo per certo perché c'è una frase che si ritrova in un lessicografo che dice quella frase è di Antifonte nel Periale Teis, quindi siamo tranquilli sulla verità. Cosa sviluppa questo brano che la provvidenza dei papirologi ci ha fornito, perché c'è una provvidenza dei papirologi come c'è per i vari mestieri, no? Tratta addirittura la questione dell'uguaglianza umana al di là della distinzione greco-barbaro e forse nello stesso contesto libero-schiavo, anche se questo non è presente. E questo ci stupisce, il leader dell'oligarchia che scardina addirittura le fondamenta stesse della democrazia schiavistica, che il barbaro poi per lo più è schiavo, no? Gli schiavi non erano quasi, in maggioranza non erano greci, erano altri ridotti in schiavitù tramite la guerra, che è lo strumento per fare schiavi, no? Per ampliare, diciamo, la dose di schiavi disponibili. Curioso, no? E allora sorge una domanda. Noi abbiamo un'idea dei 30 e del loro lavoro, di Socrate, loro maestro, ispiratore, negativa, perché siamo tutti democratici. Un po' meno degli ultimi tempi, però ex ipotesi, diciamo. Ma la critica radicale, filosofica, alla democrazia assembleare e schiavistica colpiva quel regime alla radice, sollevando la questione della unità del genere umano, che poi è la grande scoperta della sofistica, no? La natura, non la legge. La legge è contraddittoria, è concordata, è un compromesso, è variabile. È la natura che è sempre la stessa ed è l'unica verità. Ma se la natura è l'unica vera, il genere umano non ha distinzioni, è un'unica realtà. Quindi noi intravediamo dietro questa esperienza finita malissimo e nella storiografia condannata per sempre quasi un sovvertimento dei fondamenti meno accettabili dell'ordinamento democratico schiavistico dell'età classica e in particolare di Atene. La critica alla democrazia politica sulla base della competenza ha millenni di storia, non è soltanto ad Atene che i filosofi sollevano questo problema, è l'argomento classico contro la democrazia. Pensiero liberale che è antidemocratico, che se ne dica, sostiene che non si può dare suffragio universale perché non tutti sono in grado di esercitare consapevolmente il diritto di voto, no? Quindi è sempre lo stesso problema, la competenza.
questi oligarchi volevano instaurare un regime egualitario radicale o invece volevano ulteriormente restringere la cittadinanza con l'argomento della competenza? Io credo che sia vera la seconda ipotesi, però Socrate a quel punto si è tirato indietro. Grazie.